Benvenuti alla 171esima puntata di Pillola Montecitorio, la settimana che va da lunedì 18 a giovedì 21 giugno. Lunedì la discussione generale, come di consueto, su tre provvedimenti: intanto il decreto legge di riordino della protezione civile, poi la ratifica dell'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e poi una serie di mozioni riguardanti la situazione in Siria. Martedì pomeriggio abbiamo cominciato proprio con il decreto legge sul riordino della protezione civile, che è stato esaminato nel pomeriggio, e poi il voto finale, con le dichiarazioni di voto finali, è stato fatto nella mattinata di mercoledì. Sempre mercoledì, dopo il question time, abbiamo affrontato due mozioni che erano all'ordine del giorno in attesa di essere esaminate dalla Camera, cioè il primo gruppo di mozioni era quello concernente misure a favore delle piccole e medie imprese in materia di accesso al credito e per la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e la seconda gruppo di mozioni era quello concernente le iniziative a tutela dei lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna de Latina e dei familiari delle vittime. Giornata di mercoledì vi è stato anche, come previsto, l'informativa del ministro Fornero, del ministro del lavoro Fornero, sul tema in particolare degli esodati. Giovedì mattina due altri provvedimenti: la ratifica e l'esecuzione della convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo nel gennaio del 99, era un provvedimento che ci chiedeva l'Europa e che attendeva da tempo, che doveva andare in abbinato con il disegno di legge anticorruzione che è stato approvato, come sapete, dalla Camera la settimana scorsa e che è stato per l'appunto approvato insieme a un'altra ratifica, ed è quella dell'esecuzione della convenzione civile sulla corruzione sempre fatta a Strasburgo. Quindi sono due provvedimenti sulla corruzione che ci chiedeva l'Europa, erano ratifiche di provvedimenti europei e che abbiamo approvato nella giornata di giovedì. Poi, come di consueto, ci sono state le interpellanze urgenti che sono il sindacato ispettivo della Camera. Questo è il quadro dei lavori di questa settimana. La prossima settimana sarà una settimana particolarmente intensa, avete seguito sui giornali, sulle televisioni, insomma il governo ha chiesto di approvare il provvedimento sul lavoro, il disegno di legge sul lavoro, in tempi fulminei, prima che vada il presidente Monti vada all'appuntamento europeo del 28, appunto ci vuole andare con questo provvedimento approvato. Questo sicuramente ha accelerato di molti tempi, soprattutto impedirà, perché ci vorranno ben 4 voti di fiducia su diversi gruppi di articoli del provvedimento, impedirà la possibilità di modificarlo rispetto al testo mandato dal Senato. I gruppi politici e i partiti hanno preso posizione, in particolare il Partito Democratico ha chiesto che vi fossero garanzie da parte del governo su due temi specifici, quello degli esodati e quello degli ammortizzatori sociali. Su questi due punti il Presidente del Consiglio ha, attraverso una nota ufficiale, dato assicurazione ai gruppi, e quindi il provvedimento realisticamente, ma vedremo, poi ve lo racconterò nella prossima puntata di Pillola Montecitorio, sarà approvato nella giornata di mercoledì 27 giugno.